Voltiamo pagina. Piogge e neve non sono mancate questo inverno, eppure permangono situazioni di siccità. Antonio Boschi è andato alla diga del Molato, nel Piacentino. Sono già da 2 anni che acqua non ce n'è. Ormai, non so, è cambiato il tempo, è cambiato il mondo, quindi acqua non ce n'è più. Non piove, piove sempre meno, e quindi questo è il livello attuale della diga. Maurizio è il guardiano della diga del Molato nel Piacentino e in 17 anni che lavora qui non aveva mai visto una situazione del genere. E in effetti sono 90 anni che questo invaso in questa stagione non toccava un livello così basso. Nell'invaso sono presenti 1.300.000 metri cubi d'acqua, che è circa il 17% della sua capacità di invaso. Considerando che in quel bacino non è nevicato, dipendiamo esclusivamente dalle future piogge. Dopo la grande siccità dell'anno scorso, l'attenzione è massima sui livelli delle dighe nel Piacentino, risorse indispensabili per l'agricoltura. E i dati, purtroppo l'abbiamo sentito, sono sconfortanti, tanto che nel mondo agricolo crescono di giorno in giorno le preoccupazioni. Solo forti e abbondanti piogge potranno consolidare le scorte idriche e permettere rilasci mirati e prolungati durante la stagione agraria. Acqua sempre più preziosa dunque, e allora si cerca di trovare soluzioni tampone. Stiamo lavorando soprattutto in quegli invasi che sono più veloci nel realizzo, che sono in media collina e alta pianura. Abbiamo pianificato 4 invasi per quanto riguarda l'areale Valtidone. A fine 2017, data l'eccezionalità della situazione, non sono state neppure effettuate le operazioni di svuotamento della diga. Adesso mancano ancora la bellezza di 14 metri, no, 16 metri. Per raggiungere il livello di invaso normale, diciamo.